Torna dopo 2 anni il cross di primavera, 2 giornate all'insegna del divertimento e del contatto con la natura, dedicato ai giovani studenti della città. Una giornata entusiasmante, una giornata che ha sorpreso tutti quanti, non soltanto gli organizzatori, ma anche il cittadino, per cui uno spettacolo unico, uno spettacolo che regala un parco, la voglia di riprendersi dopo la pandemia di un popolo che si è avvicinato così anche al popolo ucraino con questa giornata, per cui vuole dare un segnale forte. Noi siamo vicini a questo popolo e lo stiamo facendo anche con la raccolta fondi, per cui una partecipazione che sicuramente i protagonisti sono i bambini, ma vogliamo dare proprio questo segnale di riappropriazione della natura, del nostro territorio attraverso lo sport. Oggi ci stiamo divertendo all'aria aperta, così possiamo respirare un po' di aria pura. Queste iniziative sono bellissime, non solo perché sto passando una giornata bella con i miei amici e con la mia classe, ma perché sto a contatto con tutti e non sono in quattro mura della classe. Siamo stati tanto chiusi a casa durante questa pandemia e ritornare qui a correre è bello. Fare attività all'aria aperta in questo periodo soprattutto è molto importante, anche se con le giuste precauzioni è anche un modo per poter stare insieme all'aria aperta e gustare un po' di natura. Un connubio perfetto tra associazioni sportive, amministrazioni e privati ha dato la possibilità ai bambini di vivere un momento di gioia. Per sostenere e accompagnare l'iniziativa odierna, e non finirò mai di ringraziare gli organizzatori, abbiamo fatto una pulizia straordinaria in tutta quest'area perché era stata sporcata in maniera significativa e vandalizzata. Abbiamo fatto tutto un lavoro di riqualificazione, di ripulitura significativa e abbiamo regalato oggi ai nostri bambini questa bellissima giornata per socializzare, stare assieme, divertirsi all'insegna della spensieratezza. Questo è uno dei luoghi più belli della nostra città, il Parco di Mondungo per anni chiuso. Adesso dobbiamo dire grazie, diciamo, ai privati, a un privato che l'ha preso, diciamo, in concessione e l'ha riaperto, ridando alla città. Un'iniziativa che vede tutte le scuole di Gela partecipare con quella che è l'attività più sana in assoluto, che è lo sport. E non c'è, penso, miglior modo per inaugurare la primavera anche con questa bellissima giornata che abbiamo avuto oggi. I bambini sono stati accolti dagli studenti dell'Istituto Alberghiero, che hanno loro colorato le mani con i colori della bandiera ucraina, simbolo di solidarietà e vicinanza per i coetanei che fuggono dalla guerra. A fare gli onori di casa, il responsabile della riserva orientata del Viviere, Emilio Giudice, che ha invitato i bambini a godere appieno della giornata, lasciando il luogo che li ospitava pulito e in condizioni decorose. Le classi partecipanti hanno dorato delle bandiere personalizzate dagli alunni, che saranno assemblate ed esposte in occasione delle mini Olimpiadi che avranno luogo nei prossimi mesi. Ed è un motivo anche di gioia vedere tanti bambini dopo 2 anni che siamo fermi, dato che la pandemia ci ha bloccati, ci ha paralizzati in un certo senso, e vedere questi bambini riscoprire anche il proprio territorio, riscoprire, ecco, il dono della natura che Gesù Cristo, Dio, ci ha donato e che tutti siamo chiamati a custodirla e a rispettarla.